secondo appuntamento nazionale della Festa dell'Amicizia, una festa dove i democristiani italiani e siciliani si incontrano, discutono di temi importanti, ma insieme a tanti dibattiti, avete visto certamente il programma di tante cose, c'è anche la voglia di stare insieme, di essere comunità. Vuole essere una festa, la festa dei democratici cristiani. Siamo arrivati a quasi 500 consiglieri comunali in Sicilia, oltre la metà sono delle donne, siamo presenti in tutte le amministrazioni. Da medico e da segretario dico che però il grande risultato che abbiamo raggiunto in Sicilia adesso va esportato nel resto del paese. Partiamo dalla Sicilia e speriamo di risalire lo stivale con la volontà e con la passione di chi vuol far conoscere un partito di idee e di valori. Nell'assestamento di bilancio abbiamo approvato il prestito d'onore che darà a tutti gli studenti siciliani tutti 10.000 euro l'anno, che non è una cosa da poco per molti che hanno la difficoltà di pagarsi le tasse e di iscriversi all'università e di frequentare. Abbiamo messo i soldi per la povertà, 30 milioni di euro per le famiglie indigenti. Abbiamo messo i soldi per i disabili, 15 milioni di euro e altri 8 milioni per l'ASACOM. Abbiamo messo i soldi per la siccità, per le campagne, per l'agricoltura. Abbiamo fatto come partito scelte di politica di sviluppo e non di prebende. Almeno questo credo non possa che esserci riconosciuti. Abbiamo trovato nell'interlocuzione col Presidente della Regione una persona attenta alle proposte che abbiamo fatto, che le ha difese con volontà e determinazione. Ma il lavoro di squadra per me è indispensabile, non avrei accettato la candidatura che mi è stata proposta nel 2022 se non avessi avuto la certezza assoluta che c'era una squadra. La squadra c'è, la squadra è forte e coesa. Toto Cuffaro nel pomeriggio di quel 12 di agosto è uscito spontaneamente sostenendo la mia candidatura, come quella, con l'uscita di Raffaele Lombardo, Maurizio Lupi. È stata una giornata indimenticabile. L'alleanza è forte, a Toto Cuffaro naturalmente mi lega un rapporto oltre che politico fortemente umano, quindi siamo stati sempre grandi amici in momenti belli e in momenti di difficoltà. La Democrazia Cristiana esprime i valori del popolarismo europeo, lo sappiamo bene, per cui porta avanti questo progetto, un progetto forte, un progetto che la vede rafforzare quotidianamente con il reclutamento, l'adesione di consiglieri che non sottrae tendenzialmente per fortuna al centrodestra, ma che sottrae alle opposizioni, quindi su questo tanto di merito. I valori che porta avanti Toto Cuffaro e la Democrazia Cristiana sono valori di alto valore sociale, così come quelli degli alleati. Abbiamo il partito di Raffaele Lombardo che si identifica anche nell'MPA, abbiamo alleati come la Lega, che il cui ministro Salvini sta dando una grandissima mano alle infrastrutture siciliane, e poi Fratelli d'Italia, il cui premier nazionale è una persona che guarda con grandissima attenzione assieme ai suoi ministri agli interessi della Sicilia. Io credo che la Sicilia non ha mai vissuto un momento magico come questo. Sta a noi, classe politica dirigente, sfruttarlo per realizzare le possibilità e anche risolvere i problemi in fatti concreti. Giovani, giovani per noi sono il grano, sono da tutelare e da far crescere. Noi ci stiamo battendo perché i giovani non lascino la Sicilia. Stiamo dando degli incentivi e le assunzioni alle imprese in maniera tale che possano rimanere. Stiamo lottando per fare in modo che lo spazio nella medicina, che per ora manca perché mancano i medici in tutta l'Italia, ma principalmente al sud, possano fare in modo di indurre i nostri ragazzi a rimanere qua e non andare al nord indebolendo la nostra sanità. Quindi la politica del centrodestra, la politica del governo è quella di grandissima attenzione ai giovani. Prestito d'onore, noi abbiamo... Che tu hai voluto. Il prestito d'onore lo abbiamo voluto, l'ha voluto, devo dire, qui accanto a me Toto Cuffaro. È una proposta che è emersa da un vertice di maggioranza dove partecipava naturalmente la Democrazia Cristiana, e che ha proposto. Lo ha proposto a quel tavolo, ne abbiamo parlato, io l'ho condiviso, l'hanno condiviso anche
gli altri alleati. Abbiamo fissato un tetto naturalmente per fare in modo che andasse agli studenti le cui famiglie non sono ricche. Abbiamo fatto questo. In commissione era successo un incidente che poi abbiamo rimediato in aula, però tutto succede in politica. In commissione era stato sostanzialmente un po' stravolto, più che stravolto non andava in sintonia con la volontà del governo. L'aula lo ha ricomposto, ricorretto. E vogliamo dimostrare come i giovani volenterosi o i giovani che vogliono farcela e che magari hanno problemi finanziari possano essere aiutati da uno Stato che non è uno Stato immobile, è uno Stato che incoraggia i ragazzi anche a studiare in Sicilia, oltre questo. Noi siamo onorati come ribereesi, come agrigentini, che il partito per la seconda edizione ha scelto la città di Ribera e quindi la provincia di Agrigento, e mi è sembrato di capire che sarà istituzionalizzata a Ribera, che da un lato ci inorgoglisce e dall'altro lato ci carica di una responsabilità. Gli obiettivi è fare politica in maniera un po' diversa rispetto agli altri partiti. Noi siamo un partito tradizionale che amiamo ascoltare i cittadini, dialogare con i cittadini. Fare i nostri congressi di partito all'interno della Festa dell'Amicizia, si stanno celebrando il congresso delle donne della Democrazia Cristiana, il congresso regionale, e domani ci sarà il congresso regionale dei giovani della Democrazia Cristiana, che nella politica attuale sono qualcosa di non comune. Adesso la politica si limita ai tweet, la politica si limita agli slogan, tutta la politica. Noi della Democrazia Cristiana stiamo recuperando un metodo antico, un metodo che è quello che noi conosciamo meglio, che ci riesce meglio, che è quello di riascoltare i cittadini. Abbiamo le segreterie, in ogni città abbiamo eletto il nostro, democraticamente eletto, il nostro segretario di partito che parla con i cittadini, abbiamo eletto un direttivo. L'obiettivo della Festa dell'Amicizia è rimarcare la nostra vicinanza al territorio per interpretare gli umori, i bisogni del territorio e trasmetterli poi nelle sedi istituzionali. Noi al Parlamento siciliano abbiamo la fortuna di essere 6 parlamentari e senza ombra di essere smentito posso dire che siamo il gruppo parlamentare più leale nei confronti del governo Schifani. Quando parlo di lealtà parlo di una lealtà di fatto, fatta di presenza in commissione in aula, fatta di un voto non da yes man, ma di un voto a volte critico nei confronti di un governo, ma una critica leale e costruttiva. Oggi abbiamo appena finito il congresso femminile, un evento straordinario, con centinaia di figure femminili qualificate, competenti, che rappresentano il cambiamento anche di una classe dirigente, sempre più giovane, sempre più al femminile, proprio perché questa Democrazia Cristiana va oltre anche il passato. Un altro segnale importante è il fatto che questa Democrazia Cristiana non solo sta cambiando, ma cambia con contenuti, ma cambia sempre, sempre di più, con tanta gente straordinaria, pulita, semplice, trasparente. Questo credo che sia il messaggio vero di questa Democrazia Cristiana, di questa Festa dell'Amicizia. Vedete, mentre molto spesso in politica io dico ci sono le famose maschere di Pirandello, questa Democrazia Cristiana ha dei volti, che sono sempre dei volti trasparenti, dei volti puliti, dei volti buoni, dei volti giovani, dei volti al femminile. E questa è la marcia in più che ha questa Democrazia Cristiana, per questo raccoglie in ogni provincia, in ogni territorio, in ogni comune sempre più adesioni. Da questi dibattiti, da questi tavoli sicuramente usciranno tante idee, ma sicuramente usciranno anche tanti programmi che saranno le nostre direttive per le attività politiche, soprattutto amministrative, dei prossimi mesi. Da quest'anno abbiamo anche il congresso dei giovani, anche loro cominceranno ad autogestirsi, autoregolamentarsi, stanno facendo anche già le prime liste, le prime elezioni. È un bel bagno anche di democrazia e oggi stiamo camminando e stiamo crescendo molto velocemente. Chiaramente in alcune province siamo più avanti, in alcune province più indietro, però siamo tutti convinti che già siamo un partito a 2 cifre per quanto riguarda la percentuale di consenso elettorale.
Noi siamo una regione dove siamo riusciti a fare un lavoro straordinario sulla valorizzazione della produzione agroalimentare. Tant'è vero, dicevo che Ribera è diventata un'arancia, Modica è un cioccolato, Bronte è un bisacco. E tutto questo sistema, nel sistema agricolo agroalimentare in Sicilia vale 10 miliardi di euro, quindi è un grande valore. C'è un lavoro straordinario da fare per una strategia di adattamento al cambiamento climatico. Qui oggi a Ribera sono stati ripresi i temi del trasferimento dal gammauto al castello, di tutti i sistemi di pompaggio che negli anni si erano persi a partire da quelli di Poggiudiano, dove la regione ha messo non solo le risorse ma sta facendo di tutto per riattivare il sistema, e poi questo bando sulla siccità con le risorse europee circa 100 milioni di euro, in maniera tale che si scavino laghi, pozzi, sistema di installazione, sistema dell'utilizzazione dell'acqua reflua, in maniera tale che tutta la risorsa idrica si usi per l'agricoltura. Sicuramente l'ordinanza che trasferisce l'acqua dal gammauto al castello, dove arriveranno, ci auguriamo, le piogge, sarà immediata, perché in tempi di siccità gli usi per l'agricoltura sono prioritari rispetto agli usi idroelettrici, per cui sarà messa questa ordinanza da parte del sottoscritto in maniera tale che invece di cominciare ad aprile, come si fece l'anno scorso, si possa cominciare già da questa stagione alle piogge. Perché a regime, se il gammauto è pieno, la bretella, che tutti gli agricoltori parlano, può trasferire 20.000 metri cubi d'acqua al giorno al castello e quindi creare una forte risorsa per l'estate. Il secondo anno consecutivo che Ribera ha questo onore e questo piacere, quello di ospitare la Festa dell'Amicizia, lo ha fatto nella sua prima edizione lo scorso anno, ha avuto grande successo. Anche quest'anno Ribera è disponibile e accoglie gli amici che sono al servizio della nostra Sicilia e del nostro territorio. Un piacere ulteriore avere il Presidente della Regione Schifani stasera a Ribera, che discuterà insieme a noi, insieme agli altri sindaci, dell'interesse primario per questo territorio, che è quello di risolvere il problema della crisi idrica, cioè il problema delle nostre campagne e delle nostre abitazioni, delle nostre popolazioni. Il problema serio di una siccità severa che abbiamo avuto la scorsa estate, che ha messo in difficoltà questa provincia e i paesi della nostra provincia. Sul versante riberese, soprattutto l'agricoltura, per la nostra produzione d'eccellenza che è l'arancia DOP, ma non solo, anche la pesca di bivona e tutte le altre eccellenze del territorio. Nel resto della provincia i problemi dell'acqua per usi civici, che poi hanno dei riflessi anche per il turismo, e quindi discuteremo di questo. Il governo si è impegnato a stanziare delle risorse importanti per risolvere questo problema, per affrontarlo, per risolverlo. Dobbiamo snellire le pratiche amministrative e burocratiche, che spesso sono il vero problema, a che si possano realizzare quelle strutture che da tanto tempo la nostra provincia aspetta. Tre giorni di confronto, un weekend di incontro tra amici, simpatizzanti, iscritti, ma soprattutto sui temi che sono cari alla Democrazia Cristiana, come l'agricoltura, la siccità ovviamente, e tanti altri temi, come soprattutto uno sguardo importante, lo dico da sindaco, sugli enti locali e gli effetti che avrà anche l'autonomia differenziata su questi. Il partito è in piena crescita, in crescita costante, e si vede, ma questo è frutto del grande lavoro che fa il Presidente Cuffaro ogni giorno insieme a tutta la classe parlamentare, il nostro gruppo parlamentare, i nostri sindaci sul territorio, gli amministratori, i consiglieri comunali di Palermo e l'assessore Forzinetti, quindi tutti gli amministratori sul territorio, ma sono importanti gli iscritti, anche chi non ha una carica amministrativa sta facendo un grande lavoro per questo partito, che credo che sia tra i pochi che oltre un simbolo mette un'idea nella scheda elettorale. Abbiamo semplicemente voluto raccontare la nostra presenza. Il nostro partito spesso è stato bistrattato con delle descrizioni di noi donne pessime, e noi abbiamo voluto semplicemente farci conoscere, oltre che conoscerci fra di noi, perché il nostro è un partito relativamente nuovo nella sua nuova formulazione, e di conseguenza abbiamo scelto di creare un movimento per eleggere una segreteria tutta nostra che possa rappresentarci all'interno delle istituzioni e che possa portare poi nelle nostre istituzioni nazionali
nazionali, il nostro congresso nazionale, quelli che sono i temi che per noi sono importanti. Questo non vuol dire che i temi importanti per noi non lo siano per il partito, ma noi crediamo che la sensibilità femminile possa dare quel quid in più a su determinate materie. Sono stati tantissimi temi trattati oggi e abbiamo proprio voglia di esprimerci su questi in modo che alcune delle nostre proposte possano diventare poi delle leggi o comunque delle proposte di legge da parte dei nostri deputati. Ci stiamo ingrandendo, ma non è che ci ingrandiamo perché siamo in campagna acquisti, semplicemente la Democrazia Cristiana è una realtà molto grande, molto forte e che nel passato ha inciso tantissimo e di conseguenza tanta gente che è democratica cristiana lo è dalla nascita, lo è stato nella sua storia politica, sta semplicemente tornando a casa e noi a braccia aperte accogliamo tutti coloro che pensano che questa realtà di centro moderata e che è ricca di principi e valori possa rappresentarli e di conseguenza un partito che è arrivato sia alle regionali che nelle valli comunali con percentuali veramente molto basse, noi a Palermo abbiamo superato di poco il 5%, oggi invece è un partito con percentuali che ci auguriamo di dimostrare alle prossime provinciali se ci saranno. La festa dell'amicizia anche quest'anno ha rappresentato un grande momento di convivialità, è un momento in cui stare insieme, confrontarsi e incontrarsi, perché la Democrazia Cristiana è fatta anche di legami, è una grande comunità, in realtà una comunità che si confronta anche su temi importanti, abbiamo parlato per esempio delle coste, di cosa fare delle coste, abbiamo parlato di problemi sociali di enorme rilevanza come per esempio il crack. Quest'anno però non si è fatto solo questo, è stato un momento in cui per esempio si è svolto il primo congresso delle donne, un congresso che ha portato all'elezione della nostra segretaria regionale Pina Provino e di cui andiamo molto fieri, intanto perché appunto rimette al centro la donna, rimette al centro della donna non solo in termini politici, cioè restituire una visione della politica al femminile, ma anche perché ci comincia a fare riflettere su una maggiore rappresentanza di donne al potere e su quali possono essere i vincoli del successo della carriera delle donne oggi. Tanti appuntamenti, ma anche di approfondimenti politici, tanti argomenti importanti di attualità nell'agenda politica regionale, dallo sviluppo economico, dalle attività produttive, ai servizi sociali, alla famiglia, al recupero delle coste. È un argomento che sto curando io in un convegno di domani pomeriggio proprio per aprire un dibattito di quelle che sono le nostre coste, cosa vogliamo fare, come sviluppare ancora di più sia sulla parte del recupero ma anche sul fatto commerciale, anche sappiamo quanto sia importante una norma che dia la possibilità di una certezza anche per l'utilizzo delle parti commerciali di quelle parti che può essere messa a disposizione di private delle coste. Quindi sono tanti momenti di approfondimento che viene in un momento della politica regionale particolare perché siamo in piena sessione di bilancio, quindi dove si fanno le scelte per il prossimo anno e all'interno anche di quelli che sono i dibattiti in questo momento delle province, della nuova legge sulle province, così come la riforma della polizia locale, parità di genere salariale, sappiamo quanto il dibattito è portato avanti in queste settimane. Sono tutti argomenti che come Democrazia Cristiana stiamo portando avanti e stiamo portando avanti proprio per tutelare, per sostenere anche le donne a 360 gradi e i giovani, proprio perché abbiamo voluto celebrare i due congressi, sia dei giovani e sia delle donne, all'interno della festa della Democrazia Cristiana. Il pubblico di Ribera è in qualche modo abituato, io per tanti anni ho presentato anche il Pizza Fest con tanti ospiti, quindi si aspettano sempre ovviamente spettacoli di grande qualità e fortunatamente, lo ribadisco, l'organizzazione regala sempre dei momenti di grande spettacolo, sono molto contento di essere qua.